Saper salvarsi dovrà vincere a Rimini tra 7 giorni, ma andiamo con le immagini della gara giocata al Fattori alle ore 16, una gara che l'Aquila ha iniziato molto bene perché dopo 5 minuti è passata in vantaggio con Giacomo Ligorio, l'azione sulla destra del migliore in campo, Triarico, conclusione di Ligorio respinta dal portiere del Rimini, Azzolini, poi lo stesso Ligorio ha ribadito prontamente in rete. L'Aquila ha cercato di sfruttare il buon avvio di partita, dopo un minuto e mezzo ha avuto un'altra opportunità con Perna che però ha calciato male sotto porta e poi con una conclusione dalla distanza di Bensaia. Poi l'Aquila si è fermata, è un po' troppo indietreggiata, il Rimini è venuto fuori nel corso del primo tempo meritando il pareggio, prima una conclusione di Molfetta alta, questa di Carcuro respinta da Scotti ed ecco il pareggio al 26esimo, lancio illuminante di Nicola Mancini e volè in spaccata di Carcuro e palla alle spalle di Scotti, proteste dell'Aquila per una posizione di fuorigioco che però non c'è, regolare il gol di Carcuro. In questo momento il Rimini ha il pallino del gioco in mano, l'Aquila è frastornata, Mancino conclude alto sopra la traversa, cambiano le cose nella ripresa, il Rimini si accontenta del pareggio, sostanzialmente non attacca più e l'Aquila allora cerca la vittoria, dopo 2 minuti sfonda Triarico, palla in mezzo, Perna in spaccata e il suo tiro però finisce fuori, quindi punizione centrale di De Sousa, palla bloccata da Azzolini, quindi questa è la migliore palla gol per l'Aquila nella ripresa, il palo colpito in mischia da Simone Piva, sempre Piva da azione d'angolo a 10 minuti dalla fine va in rovesciata ma la palla termina a lato, buono l'ingresso in campo di Andrea Mancini al posto di Perna, qui Mancini semina il panico in area di rigore, il suo tiro cross viene smanacciato da Azzolini, poi inutile il tentativo di Ligorio e questa è l'ultima opportunità, lancio illuminante di Manuel Mancini, di Mercurio sotto porta però non riesce a inquadrare lo specchio della porta e dopo 4 minuti e mezzo di recupero finisce 1-1 al Fattori e ora l'Aquila come detto dovrà vincere a Rimini se vorrà salvarsi. Nel dopo partita ascoltiamo le impressioni del tecnico Carlo Perrone. C'è un'altra partita, sapevamo che la partita non sarebbe finita oggi, anche se avessimo vinto, quindi c'è da andare a fare un'altra partita, abbiamo visto che le squadre si equivalgono, può vincere una, può vincere un'altra, quindi adesso sabato prossimo sarà un'altra partita. Ecco Perrone, forse il peccato originale dopo il vantaggio è di essersi abbassati troppo, al di là poi del gol incassato. Ma non è che ti abbassi, ci sta un avversario di fronte, cioè non è che giochi da solo, che tu dici mi abbasso, c'è il discorso, due squadre che si fronteggiano, magari qualcosa l'abbiamo sbagliato dal punto di vista delle uscite, questo ha fatto sì che loro sono riusciti a prendere campo, ma prendere campo non vuol dire noi abbiamo subito mezzo tiro in porta, abbiamo subito il tiro che va dato da Scotti e abbiamo subito il gol che è venuto dal calcio d'angolo, quindi non è che hai subito. Non hai subito, quindi ci sta pure che comunque Rimini andando sotto cerca di venire fuori. Il discorso è che quando ti capitano le situazioni le devi poi concretizzare. Finisce qui la seconda edizione del TG6, la prossima, la terza.